Ixon, vedo che c'è qualcosa che non va. Non sbaglio. Mi parlare. Perché non ti do parlare? Secondo te che ci ha messo in questa situazione? Di certo non io, assolutamente non c'entro nulla. No. Parvi sono state. Secondo me è colpa. Ixon, c'è un poliziotto, ti sta. Io non parlo. Signor poliziotto, salve, sono qui, sto zitto. Non parlo. Oh, siamo anche videosorvegliati, Ixon. Guardalo, sto poliziotto scarso. Guarda come se ne va. Ma lascialo andare. Ma ti dicevo, hai visto che siamo videosorvegliati? No, ma va, Marco, no, pensavo che fossero le caramelle. Sì, senti, vabbè, se vuoi stare qui tutta la vita, tutto bene. Però. Allora, sto cercando di capire. Qui, caspita, c'è una cassaforte. Io sono un corno, Marco, posso suonare la musica se vuoi. Io ho una bottina con del pane che ti dico andrò direttamente a prendere. Ma che è l'acqua? Scusa, io non ce l'ho l'acqua. Che è sta ingiustizia? Ah, non è l'acqua. Vuol dire che non mangerai e non berrai. E non berrai per oggi. Ma non ho l'acqua. Che me ne frega a me, va bene. Comunque, guarda, dobbiamo. Io ho un calderone con dell'acqua. Marco, senti sto corno. Oh. Marco? Cos'hai fatto? Mi si è aperto una porta a me. Suonando il corno. Oh, aspetta. Io pure. La porta dietro di ferro, intendi? Sì. Ok, quindi vuol dire che devo aprirla anche io in qualche modo. Allora, Ixon, tu hai detto che hai una bottiglia d'acqua? Sì, con un calderone dell'acqua. Il calderone è pieno? Il calderone manca tipo un. Che c'era dentro? Oh, si è aperto la chest. Vedi? Sono troppo intelligente. Chiave. Quindi tu mi stai dicendo che questa chiave devo utilizzarla in questa porta, vero? Presumo di sì. Io sono entrato, Marco, okay. C'è una chest. Vediamo. Ma c'è un buchettino all'interno di una serratura. C'è una serratura, la vedi? Sì, c'è una chest, Marco. Con una password. Quindi tu mi stai dicendo che questa password. Aspetta, mi stai dicendo che per caso questa password serve proprio a quello che penso io? Sì, ma se stai zitto con quel coso, che se no riscende la guardia, tu che ne pensi? Senti, è l'unico modo, se no rimanevo chiuso. Allora, io sono uscito. 3, 4, 5, 6. 3, Marco. 4, 5, 6. Oh, Marco. Che succede? Ixon, rientra dentro. Muoviti, rientra dentro. Io non ero fuori. Signor poliziotto. No. Ixon, mi sa che il signor poliziotto ha visto male, vero? No, le allucinazioni. Sì. Ixon, togli quella chiave dalla porta. No, signor poliziotto, tutto a posto. Ha visto male. La consiglio andare a riposare. Perché ecco, sei stanco. Vattene via, va. Senti, Ixon, dobbiamo trovare un modo. Intanto aspetta che se ne va. Chiudo tutto. Ok, perfetto. Ascoltami, Ixon, ora che lui è sopra, usciamo e dobbiamo trovare un modo per accedere alla sua stanza, capito? Perché lui sicuramente starà controllando dalle telecamere. Marco. E lui sta controllando dalle telecamere. Quindi, allora, ascoltami. Ora andalo sopra. Quindi 3, 4, 5, 6. Esci. Dici? Sì, vai, non ti preoccupare. Ora segui quello che faccio io. O meglio, non dobbiamo passare sotto. Stai zitto con sto coso. Cosa? Volevo fare un po' di musica. Ma un po' di musica. Poi viene qui. Va bene. Vedi, sì, dobbiamo farci male oggi, eh. Allora, Ixon, l'obiettivo sarà o perlustrare un pochettino questa zona o salire dalle scale. Tu che ne pensi? Che vogliamo fare? Qua, a meno che non sappiamo la password. Quindi presumo che andiamo sopra. Esatto, anche perché in queste celle non c'è nessuno. Io vado. Aspetta, Marco. aspetta. Dov'è il poliziotto? Dov'è? Qui, nasconditi dietro le scale. Vieni qui. Vieni dietro le scale. Fidati. Ixon, che stiamo facendo? Marco, girati. Sali adesso. Andiamo. Ok, ora. Ok, siamo sopra. Ma questa è la base di controllo o sbaglio? Marco. Cosa c'è? Dimmi. Ecco così. Siamo dentro. Cosa? Siamo dentro? Ma è aperto. Ma sei aperto. Mamma mia, Ixon. Senti, allora, per illustra tutti i cassetti, vedi se trovi qualcosa. Oh, camera monitor per controllare delle telecamere. Controlla un po', vedi se vedi qua. Marco, ho trovato delle scale io. Delle scale? Sì. Ok. Oh, ma tu dici che in questo quadro potrebbe esserci qualche entrata nascosta? Non credo. Infatti, ecco. Vabbè. Senti, è meglio essere sicuri, però, capito? Poi ripiazza quel quadro. Sì, vabbè, io l'ho ripiazzato. Sì, ma, un po' Marco, diverso. Però, questi trapdoor mi sembrano troppo strane. Dici che secondo te è un parkour da fare? E però dove secondo porta? Sì. Guarda. Non porta da nessuna parte. Mai dire mai. Ixon, non saprei. Sai che ti dico? Fammi controllare dalle telecamere dov'è quel coso. Quello stupido poliziotto. Non lo vedo. Dove diavolo è? Fammi vedere meglio. Ok. Allora, Ixon, sto vedendo un pochettino. E il signorino lì sta letteralmente girando intorno alle celle. Secondo me si è accorto che siamo usciti. È un problema, lo sai? No, vero? Dici, Marco, delle celle vuote. Ebbene, allora, l'unica cosa che mi conviene fare è controllare bene dalle telecamere. Allora, se lui. Ixon? Cosa? Sbaglio! Lì c'è una trapdoor. Allora, dove?
guarda un po' la telecamera. Devi guardare la telecamera 4 e vai sempre avanti. Guarda cosa non vedi. Non c'ho il coso per le telecamere. Vieni qui appunto. Vieni, tieni. Guarda la telecamera 4. Telecamera 4. Ok, non se ne è accorto. Sì, la vedi con la trapdoor. L'ho vista. E tu mi hai detto che hai trovato delle scale. Marco, sai già cosa dobbiamo fare? Sì, non sì, tiro qua sopra e noi scappiamo sotto. Ok, dobbiamo tirarlo. Allora, suona. Appena lui corre su, noi scendiamo sotto, Marco. Nasconderi qui. Vieni, no, vieni. Marco, così, guarda. Lui sale, fa il giro, noi scendiamo. Via. Ok, entralo sopra. Via. Zexon, muoviti e metti quelle diavolo di scale. Muoviti, dobbiamo andare lì. Secondo te cosa sto facendo? Vieni. Ok, perfetto. Entra dentro. Come entriamo, Marco? Zexon, dobbiamo entrare in qualche modo. Capito, ci sto provando. Togliti. Ok, sono entrato, sono dentro. Bravo, in quel modo. Sei bravissimo. Ok, perfetto, vai. Chiudi, nessuno ci ha visti. Bravo. Io in tutto ciò ho ancora la camera monitor. Noi possiamo controllare tutto, non ti preoccupare. Ohia! Oh mio Dio. Maledizione. No. Sai già cosa sono questi? No, Zexon, io ho paura. Vai, non fanno nulla. Fanno solletico? Porca miseria, che altro che solletico? Vai a vedere tu, vai. Aspetta. Aia. Oh, sto per morire. Ok, così. Ok. Io sono un pro del parkour. Tranquillo, non ti preoccupare. Zexon, ti ho detto di fare piano. No, io faccio forte, guarda qua. Guarda quanto sono forte. Oh, c'è un bottone. Ma tu sei sicuro di premerlo? Sì. Beh, ti mando io. Ok, aspetta che arrivo. Dove siamo? Vabbè, ma questo è easy, Marco. No, forse non è troppo facile. Ascoltami, ma se solo... Ma allora, fammi vedere. Zexon, ma c'è un blocco invisibile, guarda. Come c'è un blocco invisibile? Te l'ho detto. Marco, fai il salto. Ma tutto scemo. Zexon, la prossima io ti butto nella lava, Io ti butto. Vai nella lava, vai di sotto, così impari. Allora, aspetta, Marco, allora con calma. Vado, basta, non ti voglio più stare vicino. Dai, allora, vai giù nella lava. Ascoltami, ma ti pare che mi faccio buttare giù? Easy. No, ed eccoci qui, in un'altra zona con la password. E mo come si fa, Marco? Allora, sto ragionando, dobbiamo trovare qualche indizio. Zexon, tu dici che la password di prima non funzionerà mai. Vediamo, 3, 4, 5, 6 proprio. Errata, Zexon. Marco, però c'è un buco in mezzo agli slime. Non so se l'hai notato. Dici di andare a controllare lì? Io ci vado a dare un'occhiata. Vai. Poi se muori nella lava, cavoli tuoi, te no, lo dico. No, non c'è nulla. Non c'è nulla. E allora l'unica cosa che... Come diavolo facciamo a trovare la password di quella porta? Non ho idea, Marco. Hai qualche ipotesi? Prova a mettere la tua password. La mia è sbagliata. A questo punto già che ci siamo. È 6789. 6789. Quindi 6789. Sbagliata, Zexon. C'è un piccolissimo problema che dobbiamo risolvere al più presto, Zexon. Anche perché se quel poliziotto se ne accorge, sai che fine facciamo, vero? Sì, ci verrà a cercare. Già ci starà cercando. Bravissimo, altro che lava. Cioè, veniamo letteralmente presi e buttati via. Allora, sto capendo. Aspetta, ma nell'altra zona abbiamo controllato per bene. Andiamo un po' a vedere. No, ma dici che c'è qualcosa nell'altra zona? Controlla. Marco, c'è un buco. Te l'avevo detto, Zexon. Marco, se ti dico la password. Eccoci. Dimmi un po'. 1, 2, 3, 4. Mamma mia, dai, muoviamoci, cioè andiamo ad aprire questa diavolo di porta. Comunque il poliziotto devo dire che è poco furbo. Cioè proprio zero, ok. Cioè nel senso una password 1, 2, 3, 4. Che poi potevamo tranquillamente arrivarci, Sì, effettivamente siamo uno più stupido dell'altro. Vabbè, dai, quindi mi hai detto 1, 2, 3, 4. Tac. Cosa vuol procedere dire? Procedere con attenzione. Con cauzione. Con cauzione. Che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo stare attenti. Che vuol dire? Sì, ma capisco cosa c'è di strano. Prova ad andare. Io non... Vai. No. Perché sono dei numeri? Guarda, 12, lì c'è un cartello. 12? Aspetta, là c'è un 8. Lì c'è un 8. Che dobbiamo fare? Prova ad andare. Vai. Oh. Però abbiamo scoperto una cosa nuova, Zexon. Sì, ovvero che ti odio, ti ammazzo. No, vuol dire che il colore rosso, Zexon, è letale. Bravissimo, fammi non mi spingere. Allora, con calma, non dobbiamo toccare il colore rosso, dai, l'abbiamo capito. Ok. È facile, dai, ma cosa vuoi che sia? Ok. Poi non vedo altri numeri, Marco. Non vedi altri numeri. Allora, aspetta. Io ho capito il ragionamento, perché se qui c'è una porta. 12. Punti numeri. Dimmi un po' la sequenza di numeri, Zexon, molto probabilmente sarà il codice. Sono 12 e 8, Marco. Ok, tu dici 12 e 8. Sbagliata, manca un numero, Zexon. Lo so, ma non lo trovo. Sto vedendo, fammi vedere bene. Ma hai visto dappertutto? Ahia! Marco, ho trovato l'ultimo numero, un 4. Ok, prova a dirmi un po' la sequenza. Allora, 12, 8, 4. 12, 8, 4. Sbagliata, Zexon, inverti i numeri, prova. Fai 4, 8, 12. 4, 8, 12. Giusto, andiamo! Corri, corri.
corri. Oh no. Scegli la migliore, destra o sinistra? Destra. Beh, io vado qui. Oh mio Dio. Eh sì, ma se non prendi la chiave. No, no, sì, ma aspetta. Prima della chiave c'è scritto un qualcosa qua. Cani da guardia. Guardi, vado a destra. Cosa avete? Io voglio andare a destra. Aspetta, facciamo così. Ci sono due chiavi. Ho preso la chiave, mi dispiace. Sì, ma aspetta, abbiamo due chiavi. Ciò vuol dire che possiamo entrare sia da una parte entrambi che da un'altra entrambi. Vogliamo andare insieme? Ok, Marco, io vado. Vai, vai, buona fortuna. Senti, ma sono così carini, Marco. Ah, dici? Oh, sì. Zexon. Marco. Sì, dimmi. Utilizzo la tecnica del ragno. Ovvero... non c'è nulla qui. Una chest. Aiuto. Aspetta, Zexon, ho trovato una spada nella zona delle guardie. Arrivo, arrivo a darti una mano. Oh, che ci fai tu lì? Oh. Senti, lasciate stare. Togliti da quella zona. Devo far fuori tutti i cani. Falli fuori. Guardate in che condizioni mi metti. Però guarda cosa devo fare. Guarda, ma guarda. Io sapevo che mi avrebbero attaccato. Guarda, senza parole. Ti ho salvato, Zexon. Così impari, sai. Oh, ascolta. Guarda che non era facile. Era molto difficile. Ma se te stai fermo e mi dai ascolto una volta. Vieni da questa parte. Non ho visto nessuna guardia, Zexon. Vieni. Zexon, col cavolo, c'è la guardia. No. Prego, Marco, vada. Non se ne parla. Vai. Allora, o mi accompagni. No, prego. Accompagnami. Vai, andiamo, dai. Ok, perfetto. Apri, vieni. Vieni. Maledetto, guarda se mi devi far morire. No. Vieni qui. Tu era un arma. Corri. Fermo un po'. Chiavi, Marco. Anche del cibo. Oh, Marco. Aia. Ma vedi perché devi sempre far incavolare, Zexon. Allora, stai fermo con quel coso prima di tutto. E poi ho una casa. Ho una chiave gialla e una chiave rossa. Zexon, ti do una spadata. Non ti ho preso. Allora, ho una chiave gialla e una chiave rossa. Dammi quella gialla. Quella, tieni, va bene. Io provo la rossa. Qui funziona. Quindi questa. Ok, io vado dall'altro lato. Ah, tu vuoi andare dall'altro lato? Ma tanto credo siano collegate, vero? Proviamo un po'. Idea. Una vale l'altra, non ti preoccupare, Zexon. Vieni, dai, su, questo sistema di sicurezza è un po' scadente. Però dai. Serio? Sì, ti ho detto. Questo è un problema. Sì, Zexon, in quale porta andiamo? Quale porta scegliamo? Dimmi un po'. Sono molto indietro, torno indietro, ciao. E torni indietro, dobbiamo andare avanti. Zexon, vedi che se la guardia torna, e quella era una della guardia, e quella che ti ricordi che c'era anche un'altra? Pieno di guardie. Non è che ne facciamo fuori una, Marco, e abbiamo vinto. Allora, ascoltami, io vado nella prima, vediamo quello che succede, va bene? Allora, facciamo una cosa, tu vai nella seconda. Io vado nella terza. Dai, su, vai nella seconda, che almeno le proviamo tutte quante. Marco, ci moriremo sicuramente. Aia. Marco, non c'è nulla. No, sono chiuso, aiuto, ti prego. Sono morto, Zexon. Zexon, vieni. Marco, aiuto, grazie. L'unica che ci rimane è la terza. Esatto, allora, andiamo? Vai. Ma come ci arriviamo dall'altro lato? In qualche modo ci arriviamo, che ti devo dire io? Dai, su, forza, muoviti, vai. Ah, ma Marco, ma c'è dell'acqua. Ah, così semplice, mi dici? Sì. Vabbè, non era nemmeno così tanto difficile. Allora, apri questa. Aia, apri, ok. No, Zex, dobbiamo aprire. La possiamo tipo aspetta, aprire? Aspetta, so io come fa. Ecco, ok, mamma mia, sono troppo intelligente. Via. Oh, c'è un bottone. No. Vabbè. Marco, fai il saltino. Fermo, che sto per morire. Fermo, che sto. Zexo, ti ammazzo. Allora, ascoltami un attimo. Ora c'è scritto attenzione. Ciò vuol dire che... Ah, questi sono il sistema dell'arme. Zexo, no, aia. Ma sei stupido, che cosa? Marco, stai bene? Zexo, è sicuro, no? Vedi quella sta spada? No, dimmi solo se... Vai via. Mamma mia. Te l'ho detto. Hai fatto un casino. Hai attivato il sistema dell'arme. Devi stare fermo. E mi stai facendo girare anche la testa. Prima di tutto abbiamo capito che c'è il sistema dell'arme. Ed è scattato, anzi l'hai fatto scattare. Muoviti ad uscire da qui. Guarda, aia. Sei fortissimo, Zexon, Dai, su. Dai, vieni qui. Allora, ascoltami un attimo. Ora, c'è questo bottone. Marco, ma non è cattivo qualcosa? Appunto, il fatto è che qui già ci sono degli... Scusa, se io passo qui, tipo... Ecco che l'hai riattivato. Dimmi che sei proprio stupido. Guarda, mo ti ammazzo, Mo ti ammazzo, ascoltami. Ma cosa vuoi fare? Ma che devo fare con te? Basta! Senti, quello che succede, succede. Andiamo, ok? Andiamo, vai. Andiamo. Ma Marco? Oh mio Dio, dove diavolo? Oh, c'è l'altalina. Zexon, ci sono delle c'è il poliziotto, fermo. Cosa hai trovato? Marco. Ok, ma aspetta. Vedi un po' dove sta. Davanti. Oh mio Dio, ho rischiato tantissimo. Io vado. Vai. No. Vieni, Marco. Oh, ok.
ok, ok, non ci ha visto. Dammi qualcosa, stai rubando tutto tu. Tieni sti piedini. Zexon, corri qui. Dio. Credo che abbiamo sudato abbastanza. Ah, vabbè, una spada. Ok, anche se già l'avevo. Tieni, te la regalo. Te la regalo. Ok, ora ascoltami. Vedi un po' dov'è. Vedi un po'. Zitto, 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 zitto. Sì. Ok, Marco, Marco, corri, corri, corri. Andiamo. Dobbiamo girarci tutta la parte. Un altro chest. Ok. Dei gamali quasi sono miei, grazie. Vabbè, prendili, non è un problema. Abbiamo un piccone. Tu mi stai dicendo che possiamo scavare? Per uscire? Però Marco, ci sono ancora due chest. Aspetta, vieni adesso. Ok. Un teaser. Nell'ultimo cosa c'è? Vedi, aprilo tu. È una scenora. Tieni, tutta tua. Non me ne faccio nulla. Zexon, dobbiamo trovare un modo per uscire. Credo che siamo proprio nel parco giochi, quindi nella parte finale, nella palestra, ecco, esatto, giusto? Marco, là c'è una porta, però. È vero. Allora abbiamo bisogno di una chiave, Marco, o sbaglio? Stordiamo la guardia e poi la ammazziamo. Ah, ok, allora facciamo così. Missione di adesso. Tu la stordisci, io l'ammazzo, rubiamo le chiavi. Rubiamo il mazzo di chiavi e scappiamo. Ok, Zexon, quindi ci pensi tu? Ah, proprio così. Ma guarda che è il teaser quello. Ma sì, guarda il teaser, il teaser. Io non vedo che è un taser. Ok, l'ho sortito io. Ammazzalo. L'ho sortito. Sì, ma dove diavolo ho messo la chiave? Zexon, le chiavi? Non lo so. Marco, è andata fuori. Non ci posso credere. Aspetta, ho un piccone apposta, Zexon. Ma non ti preoccupare. L'hai presa? Presa, Marco. Ok, muoviti. Dai, vai ad aprire che siamo usciti finalmente. Sto andando, maledizione. Muoviti. Vai, corri via. Ok, via il più lontano possibile, Zexon. Sì, ma sembra la foresta amazzonica. Vabbè, l'importante è che appunto non ci fa fuori la guardia. O meglio, che siamo usciti. Diventeremo degli indigeni. Ma sì, credo proprio di sì. Zexon, dove diavolo sono usciti sti cani? No, dobbiamo scappare il più possibile. Gli alberi. Io mi vado a nascondere, credo. Non lo so, sottoterra. Via. Marco, addio, ci siamo. Arrivederci.